con Raffaello. Dove eravamo rimasti? Raffaello esce dalla bottega del Perugino con il titolo di Magister, un enfant prodige, perché consegue questo diploma in veramente in giovanissima età. Ma questo diploma gli è necessario perché Raffaello ha un cliente. Si tratta di Andrea Baronci, un commerciante di lana nella città di Castello, che probabilmente ha visto, ha già avuto contatti con Raffaello, sia perché era cliente del padre, sia perché avrà continuato a frequentare la bottega anche quando Raffaello stava facendo la sua scuola di specializzazione, chiamiamola in questa maniera. In tutto il periodo in cui Raffaello non ha ancora il titolo per poter conseguire, per poter dirigere la bottega, la stessa non ha smesso di lavorare, essendo una bottega avviatissima, ed è stata condotta da uno dei migliori collaboratori di Giovanni Santi, che si chiamava Evangelista da Pian di Meleto. Bene, a questo punto il commerciante di lana scommette su questo nuovo talento e gli commissiona la realizzazione di una pala d'altare per la chiesa di Sant'Agostino di Città di Castello. Perché sappiamo che la commissione è stata fatta proprio a Raffaello? Perché nel contratto che Raffaello non può firmare, in quanto anche allora non era maggiorenne, perché aveva, ricordate, solo 17 anni. E la cosiddetta legittimas etas naturalis, secondo quello che erano gli statuti del 1415, che conferiva la facoltà giuridica di testimoniare, di fare testamento e di firmare i contratti, veniva conseguita a 18 anni e quindi lui era ancora minorenne. Infatti il contratto verrà firmato da suo zio Bartolomeo Santi, fratello del padre, che quindi ha per le mani questo enfant prodige, però nel contratto, nonostante il nome di Raffaello sia affiancato da quello di Evangelista, sarà sempre in cima, quindi è lui l'invenzione di questa pala d'altare molto rivoluzionaria, è sicuramente una invenzione totalmente di Raffaello, ma nel 1789 un terremoto la danneggia, tant'è che il pontefice Pio VI deciderà di smembrarla, di conservare esclusivamente le parti non danneggiate, e quindi noi ne abbiamo solo alcuni frammenti. Nell'immagine ne vediamo tre, che si trovano in tre musei diversi, e si è potuto riconoscere perché ci sono delle copie settecentesche, per cui pre-terremoto, che hanno consentito la riattribuzione della pala. Noi quelli che oggi andremo ad analizzare sono dei frammenti importanti, che si trovano questo centrale presso il museo di Capodimonte a Napoli, e che molti soci Calypso hanno potuto vedere nei nostri due gite che abbiamo fatto a Napoli, ammirarli quindi da vicino. E questo angelo che si trova al museo del Louvre, e quest'altro che invece si trova nella Pinacoteca di Brescia. Prima di andare a vedere il dettaglio della rivoluzione di Raffaello, cerchiamo di immaginare come poteva essere organizzata questa pala d'altare. Sotto si trova, perché la pala detta Baronci, ma effettivamente è di San Nicola da Tolentino. Sotto c'è San Nicola da Tolentino, ancora beato, che ha appena sconfitto il diavolo.
Sopra invece abbiamo il Dio Padre inserito nella mandorla. Cos'è la mandorla? La mandorla è ovviamente mistica. Si tratta della intersezione di due centri, di due cerchi, le cui rispettive circonferenze vanno a toccare i rispettivi centri opposti. Era chiamata anche vescica piscis, perché in quanto vescica del pesce, perché sapete che il pesce era uno dei primi simboli del cristianesimo. Nella cornice vediamo che ci sono i serafini che stanno accerchiando Dio. Allora, i serafini sono gli angeli più vicini a Dio e vengono generalmente rappresentati esclusivamente con la testa con le ali. Il santo riceveva una triplice intercoronazione, per cui da parte della Vergine e da parte di Sant'Agostino. E adesso però andiamo a vedere il dettaglio di questa immagine. Allora, vediamo Dio Padre che ha un abito dalle pieghe profonde, e guardiamo il dettaglio della sua barba, che è organizzata in due piccoli vortici. Questa barba nasconde la bocca, che ha una piega curiosa. Vediamo infatti che sta accennando ad un certo disappunto. Ed ecco qui la novità di Raffaello, perché Dio sta per incoronare un giovane beato che ha sconfitto il demonio, ma il suo volto non comunica né soddisfazione né tantomeno onore, bensì un disgusto che è sicuramente per l'angelo nero che è stato battuto. Questa comunicazione ci viene data anche dalla testa, che la vediamo che è leggermente inclinata, e da quella posizione delle mani che stanno appena sfiorando la corona, che è appunto l'oggetto dell'azione. Ora, che cosa possiamo notare? Che sicuramente Raffaello ha ereditato dal padre l'attenzione al dettaglio e la capacità di costruire figure solenni e solo apparentemente dimesse. Vediamo anche il volto della Madonna e anche lei stessa, la leggerezza con la quale sostiene la corona. E vediamo anche che anche la corona di Santa, tenuta da Sant'Agostino, si vede appena un dito, sicuramente è appena sostenuta. Bene, da questo dettaglio noi possiamo dedurre che Raffaello, nel suo secondo praticamente dipinto, sta utilizzando come perno i tre canoni che sono praticamente il fulcro della pittura rinascimentale. Abbiamo la definizione delle tecniche nella prospettiva lineare e centrica, perché il San Nicola da Tolentino si trovava esattamente qui sotto. Abbiamo una attenzione accentuata dell'individualità dell'uomo, sia dal punto di vista anatomico che soprattutto dei suoi sentimenti, perché appunto abbiamo dedotto l'atteggiamento del volto di Dio Padre nei confronti dell'azione che sta compiendo, e il rifiuto degli accessori della decorazione, mirando esclusivamente ad una rappresentazione essenziale. Bene, veniamo ora ad analizzare due dei tre cherubini che si sono salvati e che erano posizionati nella Pala Baronci similmente a questa posizione museale. L'angelo di sinistra è il cosiddetto angelo di Parigi, perché si trova e conservato presso il museo Louvre. Dunque, questo angelo lo vediamo con lo sguardo rivolto verso l'alto, per cui
a sinistra del santo, ma con questo dialogo di sguardi verso la parte divina della composizione, per cui Dio Padre, la Madonna e il Sant'Agostino, che è ritratto tra l'altro in abiti vescovili. L'angelo è avvolto da un cartiglio, una sorta di stola, le parti non ancora srotolate si trovano nelle mani del cherubino e sul cartiglio vi è la dedicazione della pala a San Nicola da Tolentino. Questo frammento misura 58 centimetri per 36. Veniamo ora invece all'altro angelo che è stato tra l'altro trasportato su tela perché la pala Baronci nasce come un olio su tavola ed è conservato presso la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia. Faceva parte di una coppia e infatti vediamo che lo sguardo dell'angelo guarda verso l'esterno della pala, ovvero verso il suo compagno con il quale sembra avere una silenziosa conversazione. Questo particina qua, questo rettangolino bianco, altro non è che un lembo del libro con il quale è stato ritratto San Nicola da Tolentino insieme ad un lungo crocifisso. Il libro era ovviamente aperto. Tra i frammenti, questo è considerato uno dei migliori per la freschezza del volto dell'angelo, assimilabile alla freschezza di un fanciullo. È leggermente allungato e sembra il tipo di pittura ci riporta molto più al Pinturicchio e a Luca Signorelli piuttosto che al suo maestro Perugino, dalla quale Bottega era appena uscito. La luce soffusa che ammanta questo angelo ci riporta invece a un influsso leonardesco. Non è escluso che Raffaello abbia impattato con la pittura leonardesca, abbia addirittura conosciuto già da fanciullo Leonardo durante i suoi viaggi a Firenze, fatti sia con il padre che con il Perugino. Bene, come abbiamo visto, si tratta di una pala d'altare veramente complessa. E quindi Raffaello è stato molto impegnato nel realizzarla, eppure è stato compensato solo con 33 ducati, che tra l'altro sono stati riportati nel contratto e pagati un terzo per l'acquisto dei materiali, il secondo terzo durante, diciamo, il cosiddetto SAL, nello stato d'avanzamento lavori, e infine il compenso finale a conclusione dell'opera. 33 ducati erano un compenso modesto. E che cosa ci dice questo? Da parte di Andrea Baronci c'è stato sicuramente un investimento su un talento emergente, praticamente sconosciuto, solo figlio di un grande pittore. Da parte di Raffaello ha voluto praticamente compensare chi gli ha dato fiducia e ha fatto benissimo, perché questa pala Baronci ebbe un successo enorme e quindi fu un ottimo trampolino di lancio per Raffaello, che ovviamente per le sue opere successive ha alzato il valore del proprio compenso. Abbiamo così concluso questo video appuntamento con Raffaello. Ci vediamo giovedì prossimo, ma prima di salutarvi voglio invitarvi, se questo video vi è piaciuto, a mettere il vostro like e a iscrivervi al nostro canale YouTube, Associazione Culturale Calypso, e a continuare a seguirci sul sito, su Facebook, su Instagram, insomma, facciamo cultura. Ciao!